Aldo Biasi, buongiorno. Mamma mia, Buongiorno a ho tutti. voglia di vederti e di sentirti. Intanto, come stai? Com'è andato tutto questo periodo di trasformazione Bene. vitale? Essendo io uno dei soggetti a rischio, sono stato particolarmente attento, no? Non sono uscito di casa e ho scoperto che ho lavorato molto di più di quando uscivo di casa, no? Questa sai che è un leitmotiv di molti, infatti. È una fregatura totale, va bene, va bene. Senti, a parte ciò, insomma, siete già operativi, hai iniziato i lavori normali, sei in ufficio tu oggi, sì. Sì, sono in ufficio, sì. L'agenzia era aperta. Abbiamo fatto 2 mesi e mezzo praticamente chiusi, poi abbiamo deciso di rientrare. Perché il vero problema, sai qual è? Che io ho alcune collaboratrici che vengono da fuori Milano, per cui ho tardato a riattivarmi per consentire loro di non prendere il treno locale che poteva essere causa di qualche inaspettata infezione. Quindi una parte dell'agenzia ha lavorato esternamente, chi poteva, stando in città, veniva a lavorare. Tra l'altro abbiamo visto, insomma, il film per le stagioni d'Italia, che era in pieno lockdown, no? Sì. Era 20 aprile o giù di lì, Sì, insomma. ne abbiamo fatto anche uno per PrEP, la crema per le mani, dato che ti devi lavare le mani spesso. Serve, è vero. Aldo, cosa ne pensi un po', insomma, di come si sta comunicando oggi e di quello che verrà? Perché abbiamo visto, insomma, durante tutta questa retorica, ovviamente anche del vogliamoci bene, siamo italiani, viva l'italianità, tutti uniti, piangiamo ai balconi, chi più ne ha più Una massa ne insopportabile. mette. Esatto, però diciamo che perlomeno non è stato solo un leitmotiv italiano, perché l'abbiamo visto a livello globale, no? Questa somiglianza un po' di tutti i percorsi narrativi. Adesso cosa succede? Tu che sei, insomma, creativo anche di pancia, voglio sentire il tuo sentore, cosa succede ai brand? Guarda, affrontiamo il tema prima da un punto di vista strettamente economico. Scusa se comincio dalla fine, ma alla fine è la cosa che conta, soprattutto per le famose piccole e medie imprese, no? Allora, la prima cosa è che sul 2020, perlomeno noi, non incontreremo difficoltà economiche sostanzialmente, perché noi avendo, credo che non lavorando a preventivo fisso, ma a contratto, i contratti Erano già proseguono, stati fatti. già fatti, firmati, per cui questo coprirà con qualche piccolo scossone, ma dovrebbe coprire abbastanza il 2020. I problemi, secondo me, si pongono nel 2021, perché è là che dove le aziende sentiranno di più il contraccolpo di questo periodo. Cioè, ricordiamoci, noi per esempio lavoriamo molto con aziende alimentari che sono andate abbastanza bene, no? Nel lockdown. Ma chi lavora per esempio per le automobili o per altri settori più di consumi più consistenti in termini di acquisto, è chiaro che gli investimenti pubblicitari probabilmente l'anno venturo saranno rivisitati, no? Per la vecchia regola che quando devi tagliare la prima cosa che tagli è la comunicazione, insomma, un antico vizio, no? Quindi se io temo molto per il 2021. Tra l'altro, insomma, guardando i dati economici, leggevo che il 2021 sarà già in crescita, ma recupereremo forse tornando ai dati 2019 nel 2022. Il problema saranno i consumi interni, probabilmente, Certo. perché sai, finiscono già da settembre-ottobre la cassa integrazione, così quindi cioè, insomma, nei portafogli degli italiani ci saranno meno soldi di base, quindi meno consumi e questo si rifletterà ovviamente sulla comunicazione che poi Inevitabile. faremo. Inevitabile. Le aziende dovranno prima rimediare internamente, devono prima curare le ferite, no? Quando avranno curato le ferite di vendita brutalmente, no? E di consumi, secondo me si sentiranno invogliate a reinvestire in comunicazione. Anticipo una tua domanda. È certo che nel 2021 quello che godrà di buona quantità di comunicazione credo sia tutto il sistema digitale, perché il sistema digitale ha dimostrato che con costi più contenuti si può comunque raggiungere il target, fare delle attività di vendita e di comunicazione più mirate, diciamo, più specifiche. Anche se ti posso dire, cioè proprio in questo periodo che tutti abbiamo usato tantissimo il digitale,
ti rendi anche conto di quanto bisogno c'è di qualità nel digitale, perché non ci accontentiamo più di questa marmellata ormai di contenuti, vogliamo delle cose belle, altrimenti non si guardano, perché è veramente affaticante, cioè è un altro tipo d'approccio rispetto ad altri media, ma anche rispetto al reale, poi non ne parliamo. Sì, però il vero tema è che il digitale sta affascinando i clienti, non per i risultati né per i contenuti, ma per più aspetti ragionieristici. Ti faccio un esempio per spiegarmi. Quando ero giovane andava di moda la carta stampata, no? E c'erano dei ragionieri della comunicazione che suggerivano ai clienti: comprate le due colonne, no? A destra, perché la gente in giornale, spendete di meno e la gente vi guarda lo stesso. Questo era stato scambiato dai clienti come comunicazione, no? Adesso, cioè, si vende il contenitore come elemento di vendita e creativo. Questo sta succedendo adesso col digitale, no? Però c'è stato un periodo in cui il ragioniere della comunicazione vinceva, spiegando che con un due colonne triplicavi la presenza, e il cliente diceva: ah, fantastico, facciamo due colonne. Poi se c'aveva da vendere un prodotto orizzontale e lungo, lo metteva in verticale e diventava inguardabile, no? Poi è arrivato qualcuno e ha detto: sai cosa facciamo? Compriamo la doppia pagina, no? Così ci abbiamo sia i tuoi colonne interne, a destra e a sinistra, e ce l'abbiamo tutto. Questo, credo, dovrà succedere sul digitale. Cioè, basta con quelli che spiegano ai clienti che devono fare pubblicità sul digitale con gli spazi da 3 secondi col prodotto all'inizio. Cioè, poi arriverà qualcuno che dirà: senti, facciamo un film di 2 minuti, bello però, è intelligente, è interessante, e lo mettiamo sul digitale, e vedrai che vincerà quello, no? Quindi succederà, credo, la stessa cosa. Adesso sta succedendo un po' di confusione tra ragionierismo, senza offesa per i ragionieri, o il geometrismo, cioè il geometra, no? A scapito dell'architetto, no? O del creativo in sé, che deve inventare qualcosa di interessante per la marca. Credo che torneremo poi a bomba. Io sto vedendo delle aziende che oggi stanno tornando a fare dell'istituzionale puro, no? O un istituzionale dove il valore della marca, quello che vende il valore della marca e non il valore del prodotto. E insieme a quello, se puoi, aggiungi anche un'offerta di prodotto, di performance. Però sì, perché diciamo che potrebbe essere infatti l'occasione, anzi dovrebbe essere, se vogliamo, anche proprio magari in momenti in cui i consumi potrebbero non eccellere, per rivalutare, ribadire un valore di marca, no? E così è, quindi una comunicazione più strategica, che punti anche, poi sai, si parla tanto di purpose dei brand, cioè di necessità di parlare di valori, di essere, cioè di fare, avere un ruolo all'interno della società o comunque nei confronti del proprio consumatore. È anche ironico, però, che ci sia un ruolo. Ma che ci sia un ruolo, ma guarda che, dato che tutta la comunicazione è fatta per vendere, no? Qualunque comunicazione, anche un giornalista quando fa un'attività come te cerca di vendere il suo giornale, no? Certo. L'obiettivo è vendere. Dato fisso questo principio, è chiaro che tu non necessariamente in certi momenti storici devi vendere una scatoletta, puoi anche vendere un valore di marca, puoi anche vendere una reputazione, no? Nel momento in cui tu vuoi vendere, chiaro che devi fare i tuoi interessi, vuoi vendere facendo immagini di marca di tutto il resto, devi stare attento ancora una volta a come, cosa ci metti in questa vendita valoriale, perché rischi di diventare subito non credibile, retorico, noioso. È vero. Ripetito. Cioè, qua c'è un problema, ancora una volta, mi spiace dirlo, ma abbiamo un momento di pesante crisi di ideatività. Pesantissima. Perché col sistema della melassa, compriamo quattro video su internet, li mettiamo assieme, ci mettiamo un voice over che è il più delle volte di una banalità sconvolgente, non c'è neanche, cioè sembra il ritorno dello speaker, no? Ma lo speaker dice delle stupidaggini, delle cose di nessun interesse. Ecco, bisogna stare attenti, perché se no fai melassa mista a altra melassa che non distingue la marca, non ti fa vendere il prodotto, non,
al limite invece di essere gradevole diventi sgradevole. Sì. Sì, diciamo che di eccezioni non ce ne sono tantissime. Adesso vedevo, mi spiace, poi te lo accenno, però quando lo vedrai poi ci risentiamo, mi dici cosa ne pensi, il nuovo film Diesel, sta già facendo parlare il mondo, perché loro, devo dire, sono sempre ineccepibili, lo vedrai, perché è un cambio di sesso con un finale a sorpresa, quindi tocca dei temi in un modo profondo, ma ironico, contestualizzati alla mano, è bellissimo, è un capolavoro. Fanno comunicazione, ma quella seria, professionale, sì. Non fanno improvvisazione o furbizia. Io sento tanto nell'attuale comunicazione italiana tanta furbizia, italo-furbizia, cioè con due soldi mettiamo insieme due immagini, strappiamo un po' di emozione e abbiamo riempito lo spazio. E, no, i professionisti fanno un'altra roba, fanno le cose serie. Fanno dei prodotti creativi, ideativi e che hanno raggiungono l'obiettivo, interessano quel signore che sta dall'altra parte, che stia dalla parte di uno schermo, di uno smartphone, di un computer, devo interessare quel signore che sta dall'altra parte se voglio che quel signore poi un giorno dica vabbè mi vado a comprare questo prodotto. La tua marca, quella di noi. Ma secondo te insomma è un po' perché il cliente continua a essere troppo re? Cioè gli diamo troppo coltello, tutto il manico è da lui, noi ci prendiamo solo la lama nel cuore. No, il manico è da lui e sempre di più è stato da lui, perché obiettivamente il nostro caro governo per il nostro settore non ha fatto niente, ma 0/0. Cioè non esistiamo, no? Come professionisti della comunicazione, non esistiamo, no? Per cui siamo un po' sotto ricatto dal punto di vista economico. Non è che possiamo agilmente dire a un cliente guarda, stai sbagliando e se non ti va bene vai da un'altra parte. Dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco. In questo è chiaro che il cliente prende rilievo, anche potere, ma non lo deve avere il potere, ma prendere potere anche su attività e aspetti che non gli competono. Non competere, certo. Ma sai, forse il problema è anche proprio come ne parlavo con Tiziano Tassi di Caffeina, adesso non so se tu lo conosci, anche da un suo post, ed è vero, è anche un mercato anomalo in cui c'è troppa offerta probabilmente rispetto alla domanda. Certo. Quello della comunicazione. Però a proposito di quanto il sistema Italia, oltre a riempirsi la bocca del dire latte italiano, scarpe italiane, comp italiano, adesso abbiamo anche la Jeep italiana, al di là di questa cartigenica italiana, come se una cartigenica francese funzionasse peggio, però voglio dire, va bene, però attenzione, che quando l'Italia deve investire in comunicazione, all'estero, sta andando dalle agenzie internazionali. Adesso c'è un'operazione di rebranding che va fatto per l'Italia, no? Infatti abbiamo visto, no? Gli Stati Generali hanno detto investiremo molto in comunicazione del brand Italia. A chi lo affideremo? Per ora nel task force non ho visto un comunicatore, cioè non c'è stato qualcuno. Io mi auguro che l'agenzia a cui è affidata questa rebranding sia italiana. Anch'io. E non sia francese come è successo per Immuni, è francese, ma lui dice ma sì, ma l'ho fatto gratis, no? E la domanda mia è perché gratis? Perché gratis? È chiaro che una compagnia straniera interessa fare gratis per l'Italia, perché si mette Immuni intendi Publicis? Sì. Beh, però è italiano, cioè diciamo che è un po' il nostro fiore all'occhiello, no? Tu non lo consideri, cioè nel senso che è un po' insomma, quei lavori che fa, quello che tiene un po' alto il nome a livello internazionale dell'Italia, però tu dici pubblico, con brand francese. Ma lo Stato, cioè, vuoi che, lo Stato italiano, nel momento in cui dice agli italiani, viaggiate in Italia, mangiate italiano, consumate italiano, lui fa... affida i suoi soldi, i suoi budget, i suoi investimenti non agli italiani. È un controsenso, abbi pazienza. Sì. Ci sono bravi professionisti in Italia, ci sono, no? Sai, questo sì, è che appunto Bruno Bertelli lo considero un uomo italiano, quindi mi fa gridare meno allo scandalo, anche perché voglio dire i suoi lavori parlano... È uno di quelli che tiene alta la creatività nostrana, anzi forse all'estero ovunque.
È chiaro che in tutte le agenzie multinazionali in Italia ci sono i creativi italiani, non mica ci sono i creativi francesi, però il problema è un altro, è un problema di coerenza. Sì. Coerenza, non è le persone. Il creativo di pubblicista, un bravo creativo italiano, portalo fuori e dagli lavoro fuori, perché il beneficio di certe attività gratuito a pagamento finiscono sempre, se li dai nel sistema di una multinazionale non italiana, finiscono a vantaggio di quella multinazionale. Allora, stanno dicendo tutti, ragazzi, è il momento di stringerci intorno all'Italia, non per fare del nazionalismo del cavolo, è che, dato che tutti dobbiamo fare così, che lo Stato si comporta. Cioè, io mi voglio solo, allora, Immuni è pro bono e va bene, ma il rebranding dell'Italia, mi auguro che sia dato a una compagnia italiana. Lì sarà da vedere, sì, anche perché saranno, vedrai, molte gare, molti, vediamo, perché per il momento c'è un annuncio che si vorrà investire in comunicazione, poi chissà in quali progetti e come verrà strutturato il tutto, lo vedremo e ne parleremo, insomma, al momento. Ho detto un warning e un auspicio, poi vediamo se... Esatto, no, anche perché sì, il tema, se vuoi, invece è importante, quello... Io ne ho parlato molto appunto in epoca di lockdown, del fatto che siamo così poco considerati anche quando invece la comunicazione dovrebbe essere importante, cioè appunto nelle task force, come opinioni non veniamo chiamati in causa e questo magari è un problema, perché bisognerebbe essere più rilevanti perché a cascata poi se ne avvantaggerebbe tutto il sistema. Certo, non siamo stati rilevanti in questo lockdown, è stato più rilevante l'assistente di Conte che gli faceva, no? Lino. Esatto. L'unico momento in cui si è parlato di comunicazione è come comunica il Presidente del Consiglio, no? Basta, no? La comunicazione comincia e finisce là, no? Tutto il resto che poi è... La comunicazione è valore reale per le aziende, perché se tu fai una buona comunicazione aiuti un'azienda a crescere, no? Sì, no, certamente, ma anche perché mai quanto oggi, perché poi è trasversale a tutte le aree di business, cioè dalla comunicazione interna, cioè si può agire a diversi livelli anche in profondità, no? Perché è sempre più l'era in cui il business deve coincidere, il tuo modo di essere, i tuoi valori, i tuoi DNA devono coincidere con quello che poi fai vedere all'esterno. Quindi è importantissimo anche trasferirlo all'interno. Quindi, cioè, si aprono anche nuove aree per quelle aziende che saranno illuminate. E poi, come dici tu, le aziende italiane, quando diventano grandi, cosa fanno? Vanno all'estero. Vanno all'agenda internazionale. Vabbè, questo è il nostro provincialismo, cioè noi abbiamo una sorta di dipendenza culturale dall'estero totale, no? Cioè, anche adesso gli Stati Generali, e come si è beato il nostro governo che ha avuto i complimenti dall'Europa, no? Cioè, abbiamo bisogno di questi conforti, abbiamo bisogno che qualcuno non italiano ci dica: bravi, siete stati bravi. Allora noi siamo più contenti e quindi quelli che sono furbi ci dicono bravi e ci portano via il money. Però, no? Quindi abbiamo Guarda, questa qui entriamo sorta. nell'annosa questione del perché, e qui si parla sempre poi che forse il danno maggiore dell'Italia è il sistema, o come dicono coloro che sono andati a abitare da anni all'estero, la mentalità, no? Lo diceva Simone Nobili da Los Angeles, mi diceva: no, il problema degli italiani è la mentalità a monte. E poi, secondo me, invece, io credo che sia proprio un sistema che inceppa, cioè che anche i talentuosi poi è difficile portare avanti delle idee innovative perché ci sono dei blocchi proprio a livello poi di gangli e di sistema. Ecco, la cosa che posso dire, tornando a parlare del nostro mestiere, non dei massimi sistemi, che però, ancora una volta, il mondo della comunicazione è forse stato l'unica cosa efficiente in questo periodo. Noi abbiamo prodotto idee, abbiamo prodotto filmati, abbiamo prodotto opportunità di comunicazione in quantità pazzesca. E anzi, abbiamo stretto i tempi, stretto i denti. Abbiamo risposto prontamente alle emergenze delle aziende che ci chiedevano: facciamo qualcosa, facciamo una promozione, sosteniamo questo. E ancora una volta il mondo della comunicazione, delle agenzie,
delle agenzie digital, delle agenzie di advertising, ha risposto benissimo. Siamo stati in casa vostra cosa state lavorando adesso? Ai nuovi progetti che usciranno a breve, anche magari, non so, potendosi produrre in modo differente dal nulla di prima, no? Adesso le produzioni sono ripartite. In questo momento il nostro cliente più attivo è tutto il gruppo Cosware, che è quello dei dentifrici BioRepair, del marchio L'Angelica per le tisane, per i drink, cioè tutto il gruppo Cosware è molto attivo sia televisivamente che l'area digitale. Stiamo lavorando molto anche sull'aspetto digitale col gruppo CRN, che fa parte del gruppo Ferretti, che produce i mega yacht. Diciamo che quello è un mercato che non conosce crisi, esatto. Ha aperto moltissimo, ecco. Anzi, stanno ordinando le barche per andare a isolarsi, no? Esatto, mai come oggi. Sarà utile avere uno yacht. Però è vero che noi stiamo lavorando tanto. Ricci Caffè? Ricci deve ancora decidere cosa fare. Ha preso un momento di una pausa di riflessione. È un marchio nuovo, deve essere lanciato, ha bisogno di capire. Lui è anche distribuito nei bar e i bar in questo momento faticano a partire. Farsi un caffè diventa un problema, no? E quindi tutto si avverrà a settembre e stiamo ragionando su cosa fare. Perché vedi, anche i linguaggi, secondo me per vendere vanno bene tutti i linguaggi, basta che funzionino. Però è vero che oggi certi linguaggi non si possono usare. Noi avevamo messo a punto per Ricci un'idea di uno spot molto divertente, no? E forse uscire adesso divertendosi... Dici troppo divertente. Però secondo me c'è anche voglia, io vedo, di lasciarsi come alle spalle, cioè consci di tutte le attenzioni che bisogna avere, lasciamoci anche alle spalle un certo periodo, perché sennò viviamo solo di malattia. Ma infatti lo stiamo valutando, vedendo un poco, facendo delle ricerche, cioè da capire qual è la roba che, non quella che va bene, più che altro quello che potrebbe dare più fastidio, no? Sì. Perché dobbiamo stare attenti a questo, in questo momento, che se sbagli un po' l'intonazione magari non ne hai un beneficio, no? Essendo una marca nuova che ha bisogno di imporsi subito per accettazione e gradevolezza, la scelta del tono e del linguaggio è fondamentale. Ci stiamo Certo, anche se appunto caratterizzarsi lo è altrettanto, no? Avere dei toni troppo ecumenici probabilmente poi si scivola un po' nella marmellata di quello che non si ricorda. Questo io ti segnalo una roba, no, stavo dicendo, scusa, però è vero che tutte le aziende, piccole e grandi, ci stanno coinvolgendo sempre di più su attività ideative per il digital. Che non è fare il digital, che non è il nostro mestiere, no? Noi non siamo i ragionieri degli spazi digital, no? Questo è bravissimo, lo dicono con tante parole, e riescono a vendere quella. Poi alla fine qualcuno dice, senti, ma che ci mettiamo dentro, no? A questi sei e secondi. Quindi i clienti iniziano a chiedere idee vere. Molti. Beh, questo è positivo, anche perché sai, secondo me si finirà anche di definirlo digital, poi con le smart TV e così tutto diventerà digital, no? E i contenuti anche bei saranno anche lì. Allora, questa è una roba che sta avvenendo, almeno sulla mia esperienza, come direbbero oggi, le evidenze cliniche, no? Dicono che da là stiamo andando, ma con una... consapevolezza maggiore rispetto a qualche tempo fa, che dentro l'attività digitale c'è bisogno di metterci qualche cosa che comunque mi distingua, non soltanto perché sono rapido e veloce, il marchio è grande subito, no? Ma qualcosa di più. E invece voglio dire, non me l'hai chiesto ma te lo dico lo stesso, a proposito di Publicis, devo dire che sto apprezzando molto la campagna Mulino Bianco. Perché è italiano, però vedi che anche esatto. Vabbè, avrei preferito che i creativi e la marca non stessero dentro un'agenzia internazionale, ma avessero la loro agenzia bella italiana che
fa circuitare il money e sviluppa i talenti italiani in Italia, secondo me sarebbe stato meglio, perché sono bravi, no? Magari prendono. Però ti è piaciuta, è bella la creatività, cioè secondo me fa un passo avanti per il brand, pur mantenendo tutto il DNA del brand. Dopo tanti anni di grigio intorno a Molino Bianco, beh, questa è una campagna finalmente dove c'è un pensiero, c'è un'esecuzione, c'è un'attenzione al casting, c'è una sottile allegria, cioè voglio dire, ho finalmente una roba, no? Che non vorrei che questa qualità di questa comunicazione sia colta soltanto da noi esperti, ma io credo che anche sul pubblico, alla lunga, la qualità là c'è, piacerebbe fosse più diffusa, no? E che io sto facendo un'azione, sai, io per fortuna ho dei clienti che si fidano, no? E molte volte io riesco a fare delle operazioni di convincimento faticosa, no? A che prima o poi decidano di fare operare in modo più qualitativo, più posizionante, più valoriale. Sto lavorando ai fianchi, diciamo, di alcuni miei clienti per ottenere tutto questo. E mi auguro che anche noi, come agenzia, riusciamo. Hai detto una parola chiave che è fiducia. È proprio, cioè, bisogna riconquistare la fiducia e la, cioè, il fatto che è fatta di competenza, no? D'altronde, se uno si rivolge a un professionista, deve fidarsi di quello che lui dice e lasciarlo anche un po' osare. Forse lasciare anche un po' più libertà di nuovo ai professionisti di agire. Al cliente io devo chiedere due cose, fiducia e coraggio, perché l'altro problema è l'assenza di coraggio. Sì. Molto, io sto vedendo che, ripeto, questo non è soltanto legato all'emergenza Covid, è legato un po' a una tendenza che è successa in Italia in questi anni, cioè che è rassicurante fare le cose banali, no? Cioè fare le cose che fanno tutti, o più o meno, no? Questo ti protegge, no? Dalla critica, ti protegge dal confronto, ti protegge dal rischio che qualcuno dica no, no? Perché uno si assuma... Sai, oggi in epoca digital, perché il digital comunque l'abbiamo visto anche con i temi più stringenti dell'attualità, guarda adesso il caso Floyd, ma per dire, no? Il digital polarizza, per cui, cioè, ti fa subito dire sì o no, grazie anche ai logaritmi, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me c'è una paura che però non è giustificata, perché altrimenti si omologa. Poi, stai caldo, c'è anche forse la questione che la comunicazione parla sempre di più, sempre di meno coi vertici dell'azienda, dove magari c'era più anche la pancia, la capacità di osare, di sentire il proprio brand e di portare avanti delle idee al di là della consuetudine. E noi diciamo che in teoria in Italia avremo la fortuna che dialoghiamo con la piccola e media impresa, dove c'è ancora il proprietario. Ma quindi quante questo... sono? Quante sono ancora le piccole e medie imprese che comunicano? Ma ce ne sono, però ancora una volta... Ce ne sono, ma arrivano al mondo della comunicazione, per usare un termine non offensivo, abbastanza ignoranti, no? Cioè accettano la comunicazione non conoscendo, non preparati a quali che sono le regole corrette della comunicazione. Per cui anche se è il dialogo direttamente con la proprietà va educata, deve imparare ancora. E molte delle piccole e medie imprese italiane che accedono alla comunicazione, grazie anche al digitale, arrivano i preparati e questo crea ancora una volta dei problemi. Però voglio dire, il coraggio secondo me deve diventare un altro elemento fondamentale. Bisogna prendere qualche rischio. Infatti, volevo chiudere questa chiacchierata, altrimenti sembra che abbiamo fatto solo un pianisteo generale, invece insomma c'è tutto l'ottimismo di dire continuiamo ad agire, anzi cerchiamo sempre di essere più rilevanti per dare appunto coraggio, infondere fiducia, no? Sì, ma anche dei dati e dei risultati, perché probabilmente appunto quando poi le cose vengono fatte in un certo modo i risultati ci sono, e l'hai detto, la comunicazione deve far vendere poi alla fine, no? No, deve far vendere tutto ciò che, una volta che verifico che faccia vendere, va bene, no? Omologazione, no? Se funziona, secondo me in certi settori, no? Cioè dove ci sono del linguaggio del settore, di quella merce. Per cui se esci da quel linguaggio sei fuori,
in tutti i sensi. Poi invece ci sono la maggior parte delle merceologie che invece hanno bisogno di messaggi non all'interno di un linguaggio comune, hanno bisogno di differenziarsi, no? Per cui, e bisogna anche, se vuoi, aggiungo un'altra cosa che posso denunciare. Quello scollamento dalla realtà che esiste in vari settori, dalla politica, oggi tra la politica e il mondo reale, temo stia avvenendo anche fra la pubblicità e il mondo reale. Non c'è molto collegamento, cioè dopo aver fatto i complimenti alla campagna del Mulino Bianco, ma se tu la confronti col mondo reale, dove il mondo reale è uno che è incazzato, completamente, che scassa le statue, che dà fuoco alle cose, che se questo è, quello è il mondo reale. Se la comunicazione deve dialogare con quel mondo e lo deve interpretare, è certo che forse Mulino Bianco è un po' lontano da quel mondo. Cioè il problema è... Voi c'è anche una cosa che ti deve fare anche sognare, magari, cioè lì entriamo... Certo, dipende, certo. Che, dipende che marca vuoi essere, no? Però ogni periodo ha i suoi... la sua caratteristica. Il bello della comunicazione pubblicitaria in assoluto in passato è sempre stato di essere molto più reale, più vicino al mondo reale, anzi addirittura anticiparlo un po' rispetto a tutto il resto delle attività. Oggi ho la sensazione che la comunicazione molte volte ci racconta un mondo che non c'è, esiste. E non esiste. E là dobbiamo di nuovo ritararci. Non so se ricordi, ma il grande Emanuele Pirella fece una campagna per le scarpe Superga. No? Qual era? Era una manifestazione di piazza contro i poliziotti. Sì, è vero. Ed era una ragazza che saltava sulle macchine mentre i poliziotti sparavano il gas e tutto il resto. Ma in quel momento era perfettamente allineato alle tendenze e alla realtà del mondo. Noi oggi succede la stessa cosa per altre ragioni, ma nel nostro mondo non ci sono i neri, non ci sono i neri. In tutta la nostra comunicazione non c'è un nero. Come mai? Mentre in piazza stanno combattendo per i neri, c'è qualche problema. No? Il segreto della buona comunicazione è proprio stare dentro la realtà. Io temo che oggi la nostra comunicazione è lontana e racconta ancora, tra l'altro dopo il Covid, il mondo di 3 mesi fa è sparito, no? E sta raccontando ancora quel mondo. Cioè tu dici, a parte il periodo lockdown che si è raccontato quel momento, adesso si è tornati come se niente fosse esistito, cioè non si è andati avanti raccontando. Invece cambierà molto nei comportamenti, negli atteggiamenti. Cioè noi stiamo ritornando a parlare della macchina elettrica. Cioè ti rendi conto che vogliamo vendere le automobili elettriche a gente che non c'ha più soldi neanche per cambiare la macchina vecchia, no? Allora, il futuro del verde, secondo me un'azienda automobilistica dovrebbe fare una riflessione quando comunica di se stessa. Sta comunicando a un mondo diverso. Ecco, basta. Metto questo allarme perché venendo, purtroppo, avendo la memoria del passato, io ti posso garantire, ma tu me lo puoi confermare, che ci sono stati anni in cui la comunicazione era più avanti. No, forse questo è vero. A livello generale hai ragione. Se si guarda la comunicazione, esistono dei casi, ti ho citato la campagna diesel, guardala, perché è una di quelle, secondo me, che è sempre... dentro i temi e il mondo stringente del contemporaneo, però molti sono fuori, cioè raccontano delle cose ipotetiche ma non più vere, o comunque non prendono carico della contemporaneità, non si prendono carico della contemporaneità, che è importante. Noi dovremmo pensare alla contemporaneità e addirittura essere un po' più avanti. Famosi segnali deboli, cioè guardare i segnali deboli. Cogliere quelli. E allora diventi efficace, allora probabilmente vendi di più. Perché il consumatore ha una sua retorica interna, no? Che non la ritrova, secondo me, in questo momento. Non la ritrova, perché guarda la televisione, o va su internet, guarda sulle smartphone, ma anche gli influencer, io li sento improvvisamente invecchiati.
è vero. Improvvisamente invecchiati, l'influencer che fa il balletto scemo davanti al coso, ho come la sensazione che... Allora, questa sensazione te la sposo al 100%. Anch'io sento che certe cose sono vecchie oggi, o comunque distoniche rispetto al contesto, non lo so. Però vedremo, magari invece ci sbagliamo noi e non capiamo quello che pensano. Però anche a me danno quasi un po' fastidio certe esternazioni e certi modi di comunicare, è verissimo questo. Aldo, devi farti tu, voglio vedere una campagna contemporanea, devi portare un brand a vivere questo periodo e rappresentarlo. Te la faccio, non ti preoccupare, tempo due, un mesetto, te la faccio, va bene? Davvero? Guarda che noi ci siamo e l'aspettiamo. Noi ci diamo l'appuntamento, quando esce poi ne parliamo, ok? Questa qua è più che contemporanea, talmente avanti che non piacerà a nessuno, va bene? Aldo, ti ringrazio. A prestissimo allora. Un bacio. Ciao.